prendo l'Inter col cuore, per il piacere del riposo, sono qua, per il piacere della città intera. Il piacere di una squadra che ha 28 punti a fine febbraio. Questa vittoria ci vuole, è un premio per noi e per tutti voi. Qualcuno si deve raccontare bene di questi cambi di difficoltà, qualcuno che forse non ha avuto la forza di portare avanti il vostro progetto, voi siete revocati da maniche, non avete fatto lo stipendio per me, avete sofferto il silenzio, avete dovuto essere uomini prima che giocatori. No. Queste sono grandi soddisfazioni che state ridando indietro ai tifosi che l'hanno portato fuori. Quando si parla dentro del gruppo non si parla a bambino oppure che cosa si fa. Cioè questo è veramente un gruppo, sentiamo tutti per aprire. Ma è una famiglia abbastanza ampia, io mi sono tipo di dentro. Siamo una grande famiglia. E purtroppo quando lotti uno per l'altro i risultati vengono, quando c'è il fanno di far vedere quanto vali, i risultati vengono. Adesso questo è un premio che va dedicato a tutta Bologna, noi compresi di tutti città, tutti quanti. C'è qualcuno a cui puoi dedicare questa vittoria? Non proprio la città di Bologna, anche chi non capisce niente di calcio, anche chi non vede mai Bologna, però dedicare la città a tutti. La vittoria ci pare tanto. Assolutamente sì, sappiamo quanto ci tenevano i tifosi, sinceramente non era facile, però siamo stati compatti, noi dobbiamo lottare. Marco arrivava del gol, l'abbiamo ripreso, tutti bravi, non è un problema. Sei arrabbiato, una delle varie volte che abbiamo visto che sarà stato un avversario, poi c'era un 5, qualcuno che ha stato troppo il gol. Ma sinceramente questo schiaffo, un schiaffo in aria, però credo nella bontà degli acquisti, un schiaffo non si danno, se no li riceverà due. Però lui ha detto che non l'ha fatto apposta, quindi per di lui non è successo niente. Adesso questo Bologna è dove vuole volare. Questo non è un problema, non ci sa fare, dove giocare come mattina oggi, partire domattina, secondo me che sono tutte partite difficili. Uno ha detto che molti dentro la Juve si vince 13 quarti di seguito. No, c'è da soffrire, però noi siamo tutti. Noi questo poi non è l'altro, qualcuno ha detto 32 ho letto, qualcuno ha scritto che Bologna per il punto è volato. Non è volato a 102, non è a 35, non è a 38, non è a 40, e la gioca fino alla fine. Tu lo sai che c'era una storia di Dio, da tutti i tempi, 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 semplicemente ho detto una grandissima vittoria, un grande premio dopo questa stagione, poi adesso non è perché adesso abbiamo vinto qua a Torino con la Juve, dobbiamo pensare ancora a Cagliari, certo, tenere comunque i piedi per terra perché gli era stato chiesto se per caso adesso Bologna potesse pensare più in alto. Dicevo un grandissimo premio, sicuramente la vittoria più bella dell'anno, un grandissimo premio che ci dedichiamo a noi stessi, dedichiamo a tutti i tifosi, siamo felici per i 400 che sono venuti qui e anche per tutti quelli che ci aspetteranno a Bologna, appunto, a cui abbiamo chiesto prima, grandissimo premio, grandissima gioia. Adesso sta ancora parlando con i cronisti Portanova, posso provare a darvi ancora contributi? Sì, va bene. Perché veramente il giorno di marzo è già a condividere con Mutale. Però un giocatore perso, no, per noi non è mai stato perso, anzi è un giocatore utile. Spero che con questa partita ritrovi quella serenità che, perché è un giocatore veramente, veramente importante, un veterano. Noi lo consideriamo tale. Lui è importante come lo siamo noi veterani. Nei momenti di difficoltà lui è stato anche lui uno degli artefici a tenere in piedi il Bologna. Solamente che non c'è mai stato primo, oggi speriamo che questa partita si tocchi anche la situazione Mutarelli, che per noi è veramente un gioco importante. È già tanto il Bologna.
mancano 5 punti. Punti sul campo 38. La cosa bella è che è 38 a fine febbraio. Però con 35, noi come diciamo, cancelliamo 3 punti. Quindi c'è da fare 5 punti. 5 punti e poi vediamo. Speriamo di farli prima di tutto. Io sì, posso dire, possiamo dire che la squadra è stati grandi, abbiamo fatto una grandissima vittoria, una grandissima prova, abbiamo sofferto un po', però chi sta è merito del gruppo, del mister e di tutti, anche quelli che sono stati in panchina e in tribuna. Federico, non era andato una settimana facile, forse è finito dentro le critiche, a parte tutti per lo pubblico, tra le difese di Tavesani, del gruppo, quel tra virgolette il ruolo da persino. Ci sta i fischi, ci stanno le critiche, non è stato nessun problema, mi sono allenato come sempre, non ho avuto nessun problema, anzi avevo detto al mister che se c'era bisogno ritornavo terzino, che per me non era successo niente, avevo sbagliato, ho chiesto scusa, non ho fatto apposta e io secondo me con le mie doti lo riesco a fare, quindi non c'è stato nessun problema. Poi è logico che il mister fa le sue scelte, però sa che io ci sono per fare il terzino, per il centrocampista, per qualsiasi ruolo ha bisogno, sa che metto un massimo e spero poi comunque di ripagarmi. A Torino è il massimo, guarda, non è... darsi che stanotte non si dorma, è stato veramente incredibile, bellissimo, abbiamo sofferto, poi soprattutto 2-0 che mi ha spezzato le gambe, è stato straordinario, ecco, quindi veramente complimenti alla squadra, complimenti ai tifosi che abbiamo visto che erano in tanti, ci hanno fatto il tifo per tutta la partita. Meglio, siamo pronti e festeggeremo anche con loro, ecco. Sì, la vittoria quella dell'anno, anche perché ci dà una spinta verso la salvezza. Se ci fossero stati quei 3 punti lì saremmo a 38. A 38 a febbraio sarebbe stato il massimo proprio. Però va bene così, siamo a un passo, dobbiamo solo continuare. Ma il compagno ha detto, molto come terzino, ti proporrò, non pensavo tempo, ecco. No, io devo ringraziare il mister perché mi ha dato l'opportunità di dimostrare i miei valori in campo, che non è centrocampista, che è stato l'infortunio di Esposito, e dopo niente sono esterzino, mi sembra di essere tutto bene e niente. Mi toccherà il Cagliari molto volentieri, ecco, io sono pronto, speriamo di giocare, poi vediamo. Ma sì, tanto ormai li ho visti tutti, quindi speriamo solo di continuare così e di far punta anche contro i Cagliari. Il lavoro del mosaico è mio, gli artefici sono i tecnici con in testa Malesan e i calciatori, tutti, anche quelli che sembravano diciamo dietro la lavagna, i Mottarelli, che magari non so fare le cose, ma secondo voi dietro la lavagna devono stare al posto loro e aspettare tutti, chi non ci sta alle regole del calcio non sta per noi. Quindi è un fatto di disciplina, è fatto. Certo, quando io dicevo, venivo, diciamo, criticato, tra virgolette, perché avevamo una rosa ampia, avete visto che alla fine, mi dispiace di dare ragione, però vedi, mi stanno un po' di gente, Garic è così, è dato infortunato, qualcuno è squalificato, vedi, oggi siamo usciti di nuovo con qualche accercando. Battendo, ormai con i ritmi con cui si gioca in Serie A, uno può rinunciare a qualche giocatore solo se ha una primavera fantastica, e noi la primavera fantastica proprio tolto qualche ragazzo non l'abbiamo. Lei aveva detto dopo la partita con la Roma, vista la direzione di gara, il bello deve ancora venire, questa sera però poi è andato oltre tutto. No, il bello deve ancora venire, non per gli altri, ragazzi, non ne parlo mai. Deve ancora venire perché io ho detto all'andata, alle prime 10 partite abbiamo fatto 8 punti, ora siamo a 13, cioè noi facendo un raffronto tra l'andata e il ritorno abbiamo fatto 5 punti in più.
Nel secondo gruppo di partite con cui io avevo diviso con Malesani abbiamo 11 partite, anziché 5 a casa e 6 fuori, abbiamo 6 in casa e 5 fuori. Abbiamo totalizzato andando 17 punti. Chi mi dice che non posso fare un punto in più e non in meno? Ma non lo dico perché ragionare in termini, loro è giusto che ragionino in termini di salvezza. Io ragiono che, già sto pensando a Cagliari, cioè io ragiono che la partita da vincere ancora deve venire. Quanti magari rimpianti o quanti mantellacci la testa a livello virtuale si dà Forseta in questo i tre punti di penalizzazione sono un rimpianto, però mi consentite di fare un pensiero a Forseta. Non ci fosse stato Forseta, non avremmo avviato la rivoluzione che è stata fatta. È incompiuto, ma è una rivoluzione, un modo di pensare il calcio diverso, e questa la scrivo a mio merito, perché Forseta non ha mai detto non posso. Quando ho capito che aveva difficoltà economiche, non so per quali motivi, mi sono fermato un attimo, lui mi chiese a metà agosto, dopo Ferragosto, dice: ma lei pensi che abbia i soldi? Lo guardate? Ebbene, no. Già aveva avuto un piccolo... No, perché? Perché ho cambiato, io mi sono permesso di chiedere Negredo, di chiedere Ruben al Siviglia, Ruben è un signor giocatore, chiesi Negredo per avere Ruben, voi scrivavate Negredo, ma Ruben... non sono riuscito a prenderlo per fortuna, perché poi a fiducia mi avrebbe pure dato il passo, il transfer, come l'ha avuto per Ramiro, poi sarei stato in grandissime difficoltà, quindi una lancia, gli sono mancati i soldi, però io quando ho avviato questo modo di vedere il calcio con i calciatori che abbiamo preso, eccetera, non sono mai stato messo in discussione da Forseta. Quando io dicevo che Perez veniva dopo i mondiali, vi sono calciatori che non giocano più, vediamo Pinto per esempio, no? Perez è un leone,